questo traguardo e di questo sostegno da parte degli amici di Cuomo e dei Lions, che insieme abbiamo unito le forze per andare a creare un servizio in più per i nostri cittadini diversamente abili, e quello che vedrete qui sotto è proprio il risultato, soprattutto per rendere anche lo sport inclusivo per tutti. E quindi questa è veramente la mission che, come assessorato alle politiche sociali, e anche Felici di Cuomo e Lions hanno. Quindi abbiamo unito questo nostro intento comune, e questo è il risultato, cioè un sollevatore per tutti i fruitori della piscina Sinigaglia, visto che è stata anche poi ristrutturata, e quindi questo è veramente bello e meraviglioso. Infatti la comunità qua c'è ed è presente. Ora la noi siamo contenti quando facciamo della solidarietà, la prima cosa. La seconda, quando c'è a fare del bene delle persone, siamo sempre in prima. La terza è che, siccome sono persone care per noi, quindi sono stati degli associati, dei consiglieri, degli amici di Como, ben venga questa operazione che ci è stata consigliata e comunque ci ha chiesto il Lions di partecipare. Quindi siamo qui felici e contenti di regalare questo insieme ai Lions proprio per la piscina Sinigaglia e per gli atleti disabili. Giovane, siamo contenti di aver partecipato insieme a Amici di Como a questo progetto, anche perché quando c'è qualcosa che si riesce a fare di tangibile verso la comunità ci rende ancora molto più orgogliosi. Mi permettete qualche ringraziamento, perché oltre Amici di Como e l'Ausp Il Mio Giovane hanno partecipato a questo progetto attivamente raccogliendo dei fondi, i Leo Mirighini, che rappresentano i giovani del gruppo Lions del Mio Giovane. E oltre, l'ultimo ringraziamento molto importante, qui da noi c'è rappresentanza la signora Silvia Airoldi, che rappresenta la nostra socia che è venuta a mancare l'anno scorso, Elena Castelli, alla quale abbiamo intitolato anche questo omaggio, che grazie ai fondi che ci ha donato ci permetterà anche in futuro di dare ulteriore contributo verso la sanità, soprattutto territoriale locale. Grazie a tutti. Ecco, vorrei anche ringraziare qui con me c'è la dottoressa Cristina Forgioni, past president dell'Aio Primo Giovane, che è la quale ha iniziato con Daniele questo meraviglioso progetto. Grazie a tutti.